Bentornati nel mio canale, sono Silvia Sbaffi. Oggi insieme andremo a preparare una ricetta molto sfiziosa che avrà come protagonista le uova. Sarà una versione di rotolo di frittata farcito. È una portata che può essere utilizzata sia come secondo, accompagnata da un bel contorno, che anche come antipastino, dipenderà poi dalle quantità. Presenta molti vantaggi questo piatto, appunto è di facile esecuzione e inoltre potete utilizzare gli ingredienti che avete anche in casa come ho appena fatto io, basterà solo impiegare un pochino di fantasia. Andiamo a vedere ora gli ingredienti di cui mi sono servita. Ho considerato per 3 vara 4 persone, 4 uova, 30 g di parmigiano grattugiato, 150 g di prosciutto cotto, 4 sottilette, sale e olio. Inizio prendendo una terrina e vado a sgusciare le 4 uova. Vado a mettere il sale e inizio a mescolare. Vi consiglio, se come me anche voi volete ottenere un rotolo sottile, comunque la frittata sottile, di mescolare con una forchetta e non andarle a montare. Non mischio molto a lungo, tant'è che vado ad aggiungere ora il parmigiano e continuo fino a che gli ingredienti siano ben amalgamati. Se vi ci piace, qua potete aggiungere anche un pochino di pepe. Io non è un ingrediente che adoro, quindi cerco sempre di metterne o poco o, se posso, evito. Ci spostiamo ora nei fornelli. Metto la fiammella bassa, prendo una padella antiaderente in alternativa al forno e vado a mettere dell'olio. Ho fatto riscaldare per un minuto, ne è meno, e ora vado a versare il composto. Saranno passati all'incirca 3 minuti, mi sto accorgendo che l'uovo si è bello che ritirato e è ora di girare la frittata. Non è il mio pezzo preferito, ma bisogna poi farlo. Prendo un coperchio, vado sopra e giro. Bene, ora lasciamo cuocere anche da quest'altro lato. La frittata è cotta, la sto trasferendo sul piatto da portata in modo che la lascerò raffreddare per poi andarla a farcire. Iniziamo prendendo prosciutto cotto, non ai bordi, cerco di metterlo principalmente in mezzo perché poi la dobbiamo andare a rotolare. E poi sopra vado a mettere la sottilette. Allora, io ho preferito le sottilette perché mia madre da piccola me le faceva sempre con l'uovo, me le faceva sempre sciogliere sopra l'uovo. Era un piatto che mi piaceva molto, però voi potete comunque prendere un altro tipo di formaggio come galbanino o anche Philadelphia, ci sta molto bene. Ok, vado ora a rotolare. Fate attenzione. Eccolo qua. Ho aspettato circa un paio di minuti affinché la sottiletta sia ben sciolta e ora vado a tagliare. Ovviamente i primi pezzi, ragazzi, ce li mangiamo noi. Vado così a tagliare e lo metterò sul piatto che poi andrò a servire. Io lo utilizzerò questa sera come un antipastino, quindi questo è buono anche freddo, eh? Ma se lo preferite caldo lo potete sempre poi andare a riscaldare anche in forno. Eccoci qua, i rotolini sono pronti, sicuramente sono invitanti come potete vedere. Io li utilizzerò questa sera come antipasto. Voi potete prepararli anche con un giorno di anticipo, in quel caso vi consiglio di mettere l'intero rotolo in frigorifero ricoperto con della pellicola, si manterrà sicuramente.
Il video è terminato, se anche voi avete provato questa ricetta e avete utilizzato ingredienti diversi, scrivetemelo qua sotto nei commenti, mi farà molto piacere leggervi. E se ancora non l'avete fatto e volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video, iscrivetevi pure al canale. Ciao ragazzi, buon appetito!